Pecore elettriche con Davide Allegranti. Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle Pecore Elettriche. C'è una notizia che sui giornali di ieri ha avuto poco spazio, qualche trafiletto o poco più. L'ex sindaco di Lodi, Simone Uggetti, sindaco tra il 2013 e il 2016, è stato definitivamente assolto per la particolare tenuità del fatto nel processo di appello bis per il noto caso Piscine, nel quale era stato accusato di turbativa d'asta. Il caso era scoppiato nel 2016 quando la Guardia di Finanza aveva arrestato Uggetti per portarlo in carcere a San Vittore. Passò 25 giorni in carcere e 10 ai domiciliari con l'accusa di aver partecipato, secondo la ricostruzione della Procura di Lodi, illecitamente alla preparazione del bando di gara per la gestione di due piscine scoperte a Lodi. Per la verità Uggetti era già stato assolto in appello nel maggio 2021 perché il fatto non sussiste, ma la Corte di Cassazione aveva annullato l'assoluzione nell'aprile 2022 disponendo l'appello bis. Ora c'è stato il nuovo appello ed è arrivata l'assoluzione. Il procuratore generale Massimo Gaballo ha detto che non impugnerà la sentenza, quindi Uggetti è libero dai fantasmi giudiziari dopo 7 anni, una carriera politica rovinata e una vita squassata da un processo lunghissimo e da una campagna di stampa avviata e condotta soprattutto dal Fatto Quotidiano. Una vicenda che ha risvolti anche politicamente indegni, visto che fu cavalcata dal Movimento 5 Stelle. L'unico a scusarsi è stato, seppur in maniera un po' approssimativa, Luigi Di Maio qualche tempo fa. Un caso isolato in un movimento politico che ha contaminato il dibattito pubblico con i liquami del giustizialismo. In questi giorni il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, è intervenuto sulla questione della giustizia. Vi leggo un estratto del suo intervento perché lo ritengo utile, è un po' lungo, ma prezioso. 40 anni fa, in questi giorni, Enzo Tortora veniva arrestato e precipitava nell'incubo che ha rovinato la sua vita e quella della sua famiglia. Conoscete la vicenda? Uno degli uomini più popolari d'Italia si trovò trasformato in un mostro, accusato da due camorristi di essere un sodale di Raffaele Cutolo, un trafficante di droga e di armi. Era totalmente innocente, ma questo non gli risparmiò 7 mesi di carcere, più di un anno ai domiciliari, una condanna di primo grado a 10 anni di reclusione e il massacro operato, con pochissime eccezioni, da tutti i mezzi di informazione. La storia di Tortora colpisce, ma non è certo la sola, dice ancora Gori. Penso a quella di Giuseppe Gulotta, condannato all'ergastolo e detenuto per 22 anni prima di essere scagionato, e ad altre ancora. Ma restando a Tortora, ciò che meno si ricorda è come, partendo dalla sua esperienza, si fece combattente politico per una giustizia giusta per tutti, con il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati che raccolse l'80,5% di sì, o la battaglia in favore delle vittime di mala giustizia. Battaglia e moniva che riguardano la libertà e la dignità degli esseri umani, riguardano la civiltà di un paese. Purtroppo il caso Tortora, ha detto ancora Giorgio Gori, non ha cambiato la giustizia italiana e nemmeno il suo rapporto con i media. Lì siamo se negli ultimi 10 anni i cittadini reclusi in attesa di giudizio sono stati costantemente il 35% dei detenuti contro il 22% della media europea e più di 12.000 sono stati assolti o prosciolti negli ultimi 3 anni dopo essere finiti in carcere da innocenti. E lì siamo, dice ancora Giorgio Gori, se un giudizio penale continua a durare il triplo la media europea e se il tasso di sovraffollamento delle carceri, che in Italia è mediamente del 119%, raggiunge in Lombardia il 151, con punte del 184 a San Vittore e del 178 nel carcere di Bergamo. E lì siamo ancora, dice Giorgio Gori, se in un solo anno, nel 2022, ben 84 detenuti si sono suicidati negli istituti penitenziari italiani e se tante persone, in molti casi nemmeno toccate dalle indagini, vengono ogni giorno infangate sui giornali e nelle TV prima di qualunque sentenza, anche attraverso la pubblicazione di intercettazioni del tutto irrilevanti. Insomma, se questa è la situazione, ha detto ancora Gori, io penso semplicemente che il Partito Democratico dovrebbe essere in prima fila per una giustizia diversa e più giusta, innanzitutto in difesa dell'articolo 27 della Costituzione, che fissa un principio fondamentale dello Stato di diritto, la non colpevolezza dell'imputato fino a sentenza definitiva.
Ecco, dico io, valeva per Simone Uggetti, ex sindaco di Lodi, e vale anche oggi per Piercamillo Davigo, appena condannato in primo grado a 1 anno e 3 mesi per rivelazione di segreto d'ufficio.